ciao, bello. Ciao, ciao. Ciao, ciao tesoro. Ciao, tesoro. Ciao, ciao. Buongiorno. Allora, come va? Tutto bene? Benissimo, senza tutte le estate. Le sedie tutte in oro, il tavolo tutto d'oro. Ma qui abbiamo fatto i soldi. Abbiamo speso. Va bene, beh, d'altronde. Io, sai che faccio? Ti ricordi la classifica? La facciamo tanti. Eh certo, sono curioso. Tu hai cambiato, però io sempre quello faccio. No, va bene così. Allora, andiamo al 12° posto con il segno zodiacale dei pesci. Allora, cari pesciolini, vi sta capitando da qualche tempo di mettere in discussione praticamente tutto. Perché questo? Perché abbiamo Sole e Mercurio in opposizione. Allora, le discussioni fanno anche bene, perché se io parlo con una persona, esprimo i miei pareri, anche se ho di fronte qualcuno che non è d'accordo con me, magari prima o poi si trova un punto di riferimento in comune. Certo che però la strada è lunga per ottenere quello che volete, quindi trattative in sospeso, se avete iniziato un progetto non sta andando proprio come vorreste, ma voi sapete che Mercurio è un pianeta veloce, quindi prima o poi troverete tranquillità. L'importante è non scaricare tensioni in amore, perché voi siete molto emotivi, siete molto sensibili, quindi in qualche modo rischiate anche di rovinare i rapporti con gli altri, bisogna stare un po' attenti. All'11° posto devo mettere il segno dell'acquario. No! Lo sapevo io che finiva così. Ma cominciamo così, cominciamo malissimo. Ma puoi sempre migliorare. Ma per forza, che succede? Dimmi. Allora, guarda, adesso non voglio farmi i fatti tuoi, perché qui ci facciamo i fatti vostri, è un altro discorso. Però c'è ancora, poi se ne andrà tra un po', una Venere un po' bizzarra, che soprattutto nei rapporti familiari, nei rapporti sentimentali, è stata un po' birichina, quindi ecco, quindi sai che l'acquario è un po' folle, no? Ti riconosci nella descrizione dell'acquario? Ecco. Sì. Poi mi sembra che tu abbia a che fare con una persona del toro. Che è molto. Questa è una storia tristissima, l'affronteremo poi più avanti. È un caso? È un caso. Ma invece devi sapere che tra toro e acquario è meravigliosa l'intesa che c'è, perché pur essendo persone diverse, si sorreggono, perché l'acquario è creativo, divertente, il toro ogni tanto è troppo assorto nei suoi pensieri, entrambi si compensano. Allora che succede? Attenzione, perché se c'è stata qualche follia di troppo, perché l'acquario ogni tanto divaga con la mente o si annoia nel fare sempre le solite cose, qualche compromesso bisogna trovarlo. Quindi la prima cosa che bisogna fare è recuperare un po' di intimità perduta, qualche sentimento perso, soprattutto se avete a che fare con una persona che lavora troppo, che magari non vi dà tanto spazio. Ma l'acquario poi sa come trovare. Ma vi siete telefonati? No. Sai, pensavo avessi sentito mio marito. Va bene. Mi dicono che ho le telecamere in casa della gente, però non è così. 10° posto per il segno zodiacale dello Scorpione. Ecco un altro segno zodiacale che di recente è stato molto pensieroso. Sapete cosa? Voi avete una, diciamo, un temperamento particolare e anche una personalità di spicco, ma vi convivete con due personaggi diversi che albergano dentro di voi. Da una parte c'è Marte che vi governa, quindi siete quelli guerrieri, vendicativi se occorre, battaglieri. Poi c'è la parte acqua, il segno d'acqua, voi siete segni d'acqua, e lì si riscontra una certa apatia, una certa tendenza a rimandare le cose, solo che gli ultimi mesi sono stati abbastanza agitati per voi e quindi vi è sembrato di non vivere una situazione fluida, siete in qualche modo anche in attesa di risposte, di risultati, se c'è stato un problema o magari un cambio di squadra, di scuderia, se nel lavoro non avete una certa, diciamo, sicurezza, adesso inevitabilmente vorreste avere qualcosa di più. Anche voi, come l'acquario, dovreste evitare di riversare tensioni in amore. Al 9° posto la Bilancia. Sì, oggi mi sto a fare degli amici. Si metta una mano sulla coscienza, signor Fox. Ma io ho visto che tu, sai che io ti ho seguito sempre quest'estate. Lo so, poi ci siamo sentiti spesso anche. Ma io ti seguo proprio, perché una mattina estate, ecco, io, siccome la puoi seguire anche senza guardare, perché è come la radio, no? Io ti sentivo di tutto, parlavo. E so che la Bilancia è particolarmente stanca, ma felice in questo momento, perché ha la possibilità veramente di fare grandi cose. Io direi di dare un pochino più spazio ai sentimenti. E poi Marte adesso è nel segno, quindi prendete tutto con molta ansia, con molta agitazione. Bisogna calmarsi. Ricordate che la Bilancia è il segno dell'equilibrio, quindi dovete ritrovarlo dentro di voi, in modo anche da distribuirlo agli altri. Per i sentimenti, novità. 8° posto per il segno del Cancro.
Allora, cari cancretti, questo Marte che insidia la bilancia un pochino insidia anche voi, quindi è probabile che ogni tanto siate un po' pensierosi, che vi capita di guardare il bicchiere mezzo vuoto anziché mezzo pieno. Chi ne paga le spese? Le persone che vi stanno attorno, perché voi siete costantemente alla ricerca di amore. Anzi, facciamo una verifica. Attorno a Ferragosto c'è stato qualcosa che non è andato bene, avete perso un riferimento, c'è stato un momento di tristezza. Adesso dimenticate quello che è successo, perché bisogna andare avanti, e tra l'altro avremo anche un cielo molto importante per le relazioni. È molto utile in questo periodo riallacciare le relazioni, bel cielo per il lavoro e soprattutto per i creativi. Andiamo al segno del Toro, settimo posto. Ah, ti trovo sempre bellissima. Non male, cioè, non male. Bravo, bravo, eh? Paolo, bravo. Dimmi un po' che succede. Il Toro, guarda, io ho sempre detto questo è un anno importantissimo perché Giove è nel segno, però mi risulta che ancora i torellini tra giugno e settembre abbiano avuto qualche ripensamento, magari anche questioni di lavoro, questioni di soldi. C'è chi ha semplicemente registrato una, apro virgolette, mancanza di rispetto, perché magari certe cose non sono state dette, non sono state annunciate. C'è anche chi invece ha dovuto affrontare questioni di casa, di soldi, un trasferimento, un cambiamento. Le relazioni d'amore, c'è stata una Venere un po' strana, come per l'Acquario, come per lo Scorpione, anche per il segno del Toro. Quindi tutto sta ripartendo probabilmente da emozioni e condizioni diverse rispetto al passato. Però se c'è una cosa bella di voi Toro è che quando dite basta è basta. Non è che c'è il ni, il questo grigio. Questo poco ma ecco. Sicuro. Quindi chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato. Signor del Toro, poi sa. Vabbè. Sesto posto per i gemelli. Non dimenticate che questo è un periodo importante, Marte in buon aspetto, le relazioni sentimentali vanno un pochino protette, ma probabilmente perché vi state occupando un pochino di più del lavoro, di tutto quello che riguarda il rapporto con gli altri. Se c'è una persona a cui volete dichiarare amore eterno, se avete già fatto tanti anni fa non importa ripetere l'affermazione, ma se c'è una novità datevi da fare, perché ottobre sarà un mese che porterà poi dei ripensamenti. Quinto posto per il Sagittario, queste sono stelle importanti per voi che dovete, diciamo, anche affrontare nuovi percorsi. La monotonia non è nelle vostre corde, quindi la prima cosa che dovete fare adesso è ritrovare un po' di tranquillità. Credo, e poi non credete, verificate, ma io credo che Saturno dissonante abbia portato qualche rallentamento nel lavoro, oppure persone diverse attorno a voi con cui sperimentare nuove azioni. Quarto posto per il segno della Vergine, questo è un cielo molto importante per voi perché avete una grande vitalità, avete una grande capacità di impresa, anzi io direi, visto che voi siete quelli precisi, attenzione ai tempi, perché adesso bisogna stare proprio al cronometro per evitare disguidi nel lavoro e anche in amore. Terzo posto per il segno zodiacale del Leone. Allora, cari leoncini, non è che vi siete gasati un po' troppo con questa Venere che sta nel vostro segno da diverse settimane? Perché altrimenti rischiate di non guardare la realtà dei fatti. Io vi metto al terzo posto perché avete grandi imprese da portare avanti, ma la fatica si fa sentire, anche in amore. Secondo posto per l'Ariete, i testardi dello Zodiaco che adesso però hanno delle grandi opportunità anche nel lavoro, finalmente si risveglia la progettualità. Bello questo cielo per i sentimenti, e al primo posto non posso che dire forza Capricorno, perché già avete avuto una prima parte dell'anno importante. Poi ti vedo qui, quindi riconfermo, ci sono stati. Ottimo. E non bisogna a questo punto dimenticare il lavoro. Voi che tendete a fare un po' tutto per conto vostro, self-made man, dovreste però anche delegare qualcosa, altrimenti la stanchezza con Marte dissonante si farà sentire. Ma è l'unico neo di un periodo che vi annuncia vincitori. Vi abbraccio e ben ritrovati a tutti. Bravo come sempre il nostro Paolo Fox. Grazie che ritroveremo per tutta questa settimana. Grazie per essere